Buonasera a tutti, un ciao da Giovanni, un buon pomeriggio a tutti, aspettiamo che qualcuno si collega e iniziamo questa diretta per dare alcuni consigli ai tanti che mi chiedono di questo argomento che parleremo oggi pomeriggio. Tanti clienti, ciao Francesca, tanti clienti che ci chiedono che cibo dare al cane, che è monoproteico, normale, super premium, medium. Ciao Bruna, oggi parleremo di alimentazione, come scegliere il cibo migliore per il nostro amico a quattro zampe, cane o gatto che sia. Quindi tantissimi ci chiedono che cos'è il monoproteico. Già la parola stesso monoproteico dice che all'interno di queste crocchette c'è solo una proteina. Quindi la proteina, per esempio, del pollo, se c'è solo pollo, è un monoproteico. La stessa cosa per l'altro, se c'è solo pesce, se c'è solo agnello, se c'è solo anatra e così via. Quando parliamo di un monoproteico c'è solo una proteina. Mentre quando si parla di alimenti grain free sono privi di grano, quindi solitamente sono più proteiche, ma non vuol dire neanche che sono più proteiche, bisogna comunque sempre leggere l'etichetta. Questo è il consiglio che vi do sempre, qualsiasi cibo si compra. Quindi è fondamentale che ognuno di noi, quando acquista il cibo per il proprio animale, prima di tutto deve sempre scegliere prodotti di qualità. Questa è la base. Se tu vuoi che il cane vive più a lungo e bene, scegli sempre un cibo di qualità e difficilmente avrai problemi. Come dicevo, controlla sempre l'etichetta. Non è importante acquistare il monoproteico, il grain free, l'importante è che sia un cibo di qualità. Allora, ultimamente c'è la moda, diciamo così, la moda, che tutti i cani, ciao Milena, che tutti i cani sono, tantissimi cani, si pensa che sono intolleranti a pollo o intolleranti in generale, quindi spesso e volentieri si tende a cambiare la proteina. Allora, chiaramente io ti consiglio, prima di prendere una decisione di questa, di farti consigliare di un veterinario, di qualcuno che ha le competenze e accetti il fatto che sia o non sia il cane allergico. Naturalmente, prima di definire un cane allergico e di tua iniziativa dare un alimento, ti consiglio appunto di rivolgerti a un veterinario, a un nutrizionista, qualcuno che possa fare eventualmente delle analisi. Ciao Andrea, qualcuno che possa fare delle analisi e accettare effettivamente se è intollerante e a che cosa è intollerante. Se è un'allergia ambientale, se è un'allergia alimentare, se è un'allergia per additivi che ci sono all'interno delle crocchette. Quindi non si può fare la cosa più facile e dire: sai, mio amico mi ha consigliato il pesce, il mio amico mi ha consigliato quel prodotto, il mio vicino gli dà questo e il cane va benissimo. Sono solo stupidaggini, sono solo cose che si fanno danni agli animali. Se io penso che il cane è allergico, devo confrontarmi con un veterinario, devo fare delle analisi e se viene fuori effettivamente l'intolleranza a quel tipo di proteina, allora magari cambio. Un altro consiglio che ti posso dare: quando pensi di cambiare proteina e vuoi analizzare se l'alimentazione va bene o meno, quella proteina va bene, cerca di dare solo quella e fai a meno, minimo, ciao Fabio, fai a meno un test di 2 mesi, cioè se tu decidi di dare l'anatra, dalla a meno per 2 mesi, vedi come va e soprattutto non dare poi il pezzo di pane, lo snack con un'altra fonte proteica, perché allora non ti accorgerai e soprattutto il sistema del cane
praticamente va in tilt. Quindi se vuoi veramente fare una prova, chiaramente prima devi vedere che hai un consiglio da parte del veterinario, da una persona competente, fai questo tipo di test e poi eventualmente cambi la proteina. Quindi per riepilogare, prima di tutto accettati se veramente il cane è intollerante, primo di tutto. Secondariamente vedi di che cosa è intollerante e poi agisci e cominci a fare delle prove. Perché se tu cambi rapidamente la proteina, l'azienda produttrice di crocchette, tu fai impazzire il cane o il gatto. Quindi avrai grossi problemi perché non saprai mai che cosa è la cosa più giusta. Ciao Maria Grazia, non sai che cosa è la cosa più giusta da dare. Quindi vi prego di non impazzire con le marche di alimenti e cambiare facilmente prodotto. Affidatevi a professionisti, quindi veterinari competenti che vi possono dare il consiglio giusto, e se vi rivolgete a noi di Zoe World vi daremo anche noi il consiglio più giusto sotto l'aspetto di che cosa consigliarvi di crocchette o alimenti in generale. Può per il tuo cane andare bene anche un classico prodotto che ci sono più proteine contemporaneamente, sempre quello è il discorso, non è detto che il cane è intollerante a una proteina. Grazie sempre per i tuoi preziosi consigli, grazie a voi che mi seguite e che grazie a questo contributo io mi impegno sempre di più a dare i consigli giusti, spero, o perlomeno se non so qualcosa mi impegno a fare le ricerche giuste. Quindi questa dell'alimentazione, vi invito a non impazzire. Io qua ho clienti che vengono e cambiano sempre prodotto alla ricerca della cosa più giusta per il proprio cane. Il cane non mi mangia, il cane è intollerante a questo, il cane fa quest'altro. Non andate appresso a queste cose. Esistono professionisti, come vi dicevo, veterinari, nutrizionisti, dove se c'è un problema di questo tipo, confrontatevi con loro. Loro vi daranno già, a volte è difficile anche che il veterinario stesso trovi la soluzione, perché se non si fanno soprattutto se non si va al posto giusto, se non si fanno le dovute ricerche, non è che si può dire che è intollerante a questo o a quest'altro. Quindi l'importante è di base non dare troppe cose casalinghe, nel senso il pezzo di pane, il tozzo di pizza, la pera, la mela, le cose così, snack di tutti i tipi, cioè dai le cose giuste e già il cane, perché di base non ha bisogno, quando tu dai un alimento completo o che sia casalingo o che sia a base di crocchetta industriale, l'importante è dare prodotti di qualità ed essere consigliati giusti e tu vedrai che non avrai mai problemi. Quindi sostanzialmente può andare anche bene un prodotto che non sia monoproteico, basta che il cane va bene. Ricordati, non è necessario cambiare, è più un problema di testa che abbiamo noi per fare contento il nostro cane, gli diamo questo o quell'altro, che è il fatto che il cane possa avere veramente quella necessità specifica. Quindi se tu vuoi bene veramente al tuo cane, stai attento per l'alimentazione, perché è una cosa fondamentale. Quindi evitiamo di fare confusione con tutte queste decine di aziende che ci sono e che vengono sempre e uno sta dietro a quello o quell'altro. Di base scegliete alimenti di buona qualità. Questi alimenti di buona qualità devono essere sostenuti da una buona etichetta, e spesso ci sono delle facciate esteriori che sono anche ingannevoli, quindi state attenti, fate in modo che quello che vedete davanti alla confezione poi corrisponde anche all'etichetta, che purtroppo ci sono aziende dove magari hanno una bella immagine ma hanno poco contenuto. Quindi controllate, io qua per esempio ne ho una a caso, la prima cosa che leggo qua, vedete?
leggo praticamente segnale del pesce, poi leggo monoproteico, e quindi si presuppone super premium qua sotto, vedete? Se io vado a leggere la composizione di questo prodotto, praticamente, quindi la prima cosa che trovo in questo caso è pesce disidratato, quindi praticamente ho già una fonte proteica unica e specifica, pesce disidratato, quindi significa che è un cibo di buona qualità. Se invece io per esempio comincio a trovare carni e derivati, quindi già quando trovo la voce carni e derivati mi devo un pochettino cominciare a preoccupare, o peggio ancora, quando io prima di trovare carni e derivati le voci precedenti sono di altra entità, per esempio se c'è troppo mais o se ci sono altre cose per andare a compensare altre cose. Faccio un piccolo cenno: il cane, intanto facciamo questa distinzione, il cane oggi anche se proviene dal lupo, quindi carnivoro, ormai il cane si definisce un onnivoro, quindi ha bisogno sia della carne che di verdure e di tutte le altre cose, mentre il gatto proprio come conformazione dello stomaco è prettamente carnivoro. Quindi queste sono le due distinzioni che dobbiamo fare, e quindi ci sta che il cane può mangiare anche delle verdure, che spesso o dei cereali o comunque che si trovano anche nelle crocchette, quindi se sono cereali di buona qualità anche quello va benissimo. Ripeto, l'importante è affidarsi a negozi dove hanno prodotti di fascia alta di qualità, affidarsi praticamente a delle buone aziende dove c'è una etichetta molto leggibile, farsi consigliare da un veterinario, perché vi ricordo che il cane o gatto che sia, l'alimento è giusto che si sceglie prima di tutto per età, per il tipo di vita che conduce, se fa vita sedentaria o fa attività o fa lunghe passeggiate, per età ed eventualmente anche per problematiche generali che può avere o non avere. Quindi la scelta del cibo non c'è. Se tu oggi mi fai la domanda a me, allora qual è il cibo che il mio cane deve mangiare? Io ti rispondo, non lo so, devo vedere o capire il cane, che cane hai, che attività fa, quanti anni ha, e sulla base di quello ti darò il consiglio migliore. Chiaramente poi se ci sono delle cose, se ci segui, diventi nostro cliente, noi in funzione di quello verifichiamo il pelo, la pelle, e quindi le prime reazioni sostanzialmente si vedono anche da là, se mangia o non mangia bene. Maria Grazia, che ha scritto grazie per i consigli, è una nostra affettuosa cliente che ci segue e ci segue anche in dolettatura ormai da qualche anno, e il suo meraviglioso Shih Tzu cresce bene, ha un pelo fantastico, una pelle fantastica, e quindi diciamo che abbiamo raggiunto il risultato. Quindi non vi parlo io di un'azienda specifica, che dovete comprare un'azienda specifica o uno è migliore dell'altro, l'altro è peggiore dell'altro, assolutamente no. Quello che vi dico è, cerchiamo, visto che abbiamo la possibilità oggi di avere una gamma maggiore di aziende che producono una cosa piuttosto che l'altra per differenziarsi, e facciamoci consigliare da un bravo veterinario, facciamoci consigliare da chi fa questo lavoro e lo fa con serietà e lo fa bene, capiamo l'esigenza del nostro amico a quattro zampe, cane, gatto che sia, e a quel punto daremo l'alimentazione più adeguata al nostro amico a quattro zampe. Quindi spero che anche oggi questo messaggio è arrivato. Se avete delle domande potete tranquillamente farle, sia in diretta che successivamente, cercherò di rispondere prima possibile. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a condividerlo. Vi voglio ricordare che non è necessario che fate delle scorte
di qualsiasi cosa avete bisogno, perché noi non andiamo in ferie, ma chiuderemo solo il 15 d'agosto, quindi darò anche questo messaggio nei prossimi video. Noi non chiudiamo per ferie e quindi se avete bisogno di qualcosa saremo sempre aperti. Niente, spero di avervi fatto cosa gradita. Ci vedremo nei prossimi giorni per altre dirette e altre informazioni per migliorare la vita dei nostri amici a quattro zampe. Se volete vedere gli altri video, li trovate nel canale YouTube, nella pagina Zoe World. Da Giovanni per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Grazie e ciao a tutti. Ciao.